Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Carissime amiche e carissimi amici, l'8 luglio è stato un giorno veramente interessante. È stato il giorno dove il canale Meteo ha proclamato di essere un giorno impossibile per il globo. È stato il giorno che si è demolito da solo. Non c'è nessun altro giorno oltre l'8 luglio per festeggiare questa festa della condanna a morte per il globo. Ho trovato solo un video che è stato prodotto da Weather Channel dove cerca di dimostrare questo evento sul globo. Come possiamo vedere qui, la luce del sole copre chiaramente dal 60 al 70% il globo. Significa che abbiamo dal 60 al 70% del globo avvolto dalla luce del sole. Ma è impossibile nel modello eliocentrico. La luce del sole non può assolutamente coprire il 50% di un globo, di una palla. Ma come potete vedere in questa simulazione di Weather Channel, come può essere possibile che la luce del sole possa coprire tutte queste regioni sulla Terra, ovvero coprire dal 60 al 70%? Sapendo che questo è impossibile, i canali di regime, quelli della narrativa ufficiale, si limitano solo a mostrare la proiezione Mercatore, perché per loro è la sola che possono mostrare. One more thing this half hour. There is a rare phenomenon happening right now across the globe. As of about 3 minutes ago, 7:15 Eastern time, 99% of the entire world's population is facing the sun. That means we're all experiencing some degree of sunlight at the exact same time, either full daylight or for a lot of other folks, twilight. If you look at the map right there, just the Pacific Islands and Australia, the Australian region, are fully in the dark. 99% of the world. Bene, adesso convertiamo la proiezione Mercatore sulla mappa della Terra piana e vediamo come ha molto, ma molto più senso con un sole piccolo, con un sole locale, come potete vedere qui, può succedere di illuminare queste regioni nel nostro regno piano, lasciando le altre parti al buio. Può succedere solo e solamente sulla Terra piana, come su questa mappa di Weather Channel che convertiamo in una mappa piana. Come potete vedere qui si spiega molto, ma molto meglio da sola. Con un sole locale e piccolo che circola sopra la Terra piana, l'unico modo possibile, come l'8 di luglio 2022. Se ancora credete, perché si tratta solo di credere nel modello eliocentrico, venerdì 8 luglio è stato il giorno di lasciare andare finalmente questo credo imposto dalla narrativa ufficiale per realizzare che non viviamo sopra una palla rotante dispersi nell'universo. Con affetto, Dino.